Ripartito il volley regionale con la prima di ritorno giocata nello scorso weekend nei campionati femminili in Serie C, sconfitta al Palamanzini per Moca Vittorosa Alziora, che ha perso in casa contro AF Volley l'ennesimo scontro che ha visto avversaria una delle grandi del girone. Finale 0-3 con parziali 14-25, 17-25, 21-25. Lato positivo, il ritorno in campo, seppur a sprazzi, dopo oltre tre mesi di Sonia Cottini. Sara Pallavolo Megna ha perso in trasferta contro la terza in classifica Montalto d'Ora, sfiorando il colpo grosso. La squadra verde-viola ha portato a casa un punto, perdendo al quinto con parziali 25-16, 25-21, 21-25, 20-25, 15-11, che hanno scritto il 3-2 finale. Samma Borgo ha vinto in casa il big match contro Novi Gavi, gara finita 3-1 con parziali 25-16, 21-25, 25-18, 25-17, che lanciano decisamente in zona playoff la squadra di coach Maurizio Conti. Altro colpo sfiorato per RS Pavic, c'è una sconfitta per la squadra di Andrea Cova al quinto set in quel del Palace Ganzetta. Contro Prochimica Virtus Biella le sesiane hanno perso col finale 2-3, set terminati 25-23, 25-23, 18-25, 16-25, 13-15. Passando alla C maschile, ecco la vittoria al quinto di Camping Isolino Alziora contro Multimed Vercelli. Al Pala Bertinetti vince la squadra di Matteo Azzini 2-3 con parziali 22-25, 25-17, 30-28, 21-25, 11-15. L'AIKA Arona Pavica finalmente mosso la classifica, pur perdendo con finale sul 2-3 in casa. Parziali 25-20, 23-25, 25-19, 13-25 e 9-15 contro Polisport Chieri. In serie di maschile, la gara interna della capolista Pediacoppa H24 Domodossola è finita con un netto successo della squadra di Giovanni De Vito, che chiude 3-0 con parziali 25-14, 27-25, 25-22. Sabato, grande attesa per il big match degli Ossolani contro Volley Novara, prima contro seconda al Pala Igor.